Ottimo esordio da parte della rappresentativa Ligure in questa Regions Cup, competizione che viene organizzata in realtà ogni 2 anni, a parte poi con il periodo Covid, e che quest'anno riparte con la fase preliminare. Sono infatti 8 gironi da credo 4 squadre. Ovviamente parliamo di realtà dilettantistiche, competizione dilettantistica. Dove a rappresentare l'Italia c'è la Regione Liguria. Negli anni c'è stata quella piemontese, quella veneta e altre. E quest'anno quindi c'è la Liguria a rappresentarci e tra l'altro una Liguria che parte molto forte con questo sonoro 5-0. Vi ricordo che in questa fase preliminare passa la prima degli 8 gironi, le prime 8 quindi poi andranno alla fase finale che si giocherà in Portogallo, quindi sarà importante arrivare ovviamente primi, si parte con il piede giusto, poi ci sarà da affrontare ancora Croazia e Malta e vi ricordo subito i convocati per diciamo iniziare con il piede giusto, poi parleremo della partita, io ho visto il primo tempo perché poi c'era la Juventus. Convocati per la Liguria, Bartoletti dall'Athletic Club Albaro, ovviamente tutte squadre liguri, è la rappresentativa questa non italiana ma ligure. Quindi sono calciatori provenienti da realtà di eccellenza, promozione, ligure. Bartoletti quindi dal Club Albaro e Mondino dal Finale. Difensori Baroni dall'Arenzano, Borreani dal Baiardo, Gottingi dal Busalla, Guidotti dal Bogliasco, Latini dalla Praese e Lobue dal Canaletto Sepor. A centrocampo Bruzzone dall'Arenzano, Calcagno dal Baiardo, Cicirello sempre dall'Arenzano. Costa dal Rapallo, Damonte dall'Arenzano e Sadiku dal Leggino, qui tanti under presenti, e Macagno davanti dal Celle Varazze, Spano dal Valle Scrivia, Travella dal Campo Rosso e Zuppiroli dal Baiardo. Oggi vi ricordo le formazioni, Liguria scesa in campo con Bartoletti in porta, Zuppiroli, Borreani, Baroli, Gottingi, Damonte, Cicirello, Bruzzone, Costa, Spano e Travella. La Romania invece ha schierato Bistraglie tra i pali, Juncan, Gaiceanu, Nastase, Costace, Vojinčuk, Mreana, Bedo, Neagu, Ciria e Sorea. Una partita dominata fin dall'inizio in realtà con la Liguria che è riuscita a fare anche delle trame di gioco importanti in velocità nello stretto, con pochi tocchi, con qualità. Devo dire che mi è piaciuta molto, ha costruito bene con questo 4 più 2, poi ha difeso 4-2-3-1 praticamente, con i terzini che si sono alzati anche in fase di costruzione, squadra che poi quando la Romania costruiva dal basso andava a prendere alto l'avversario e palleggia comunque bene cercando i registi che non venivano sempre pressati comunque con le giuste distanze e quindi avevano lo spazio per ragionare e verticalizzare sulle punte piuttosto che allargare sugli esterni. Tanti inserimenti di Damonte, che è stato comunque l'uomo in più, inserendosi senza palla, quindi ho visto una buona Liguria contro la Romania che ha difeso 4-4-2, poi in costruzione la 4-2, e squadra che comunque andava a prendere anch'essa alta la rappresentativa quando costruiva dal basso, in particolare poi quando l'azione si sviluppava su una fascia, andava uomo su uomo, ed è una squadra abbastanza modesta che peraltro ha fatto praticamente due o tre regali in occasione di due o tre gol della Liguria. Come poi vi accennavo, si crea tanto spazio tra centrocampo e difesa. Spesso è una squadra che non riesce ad accorciare bene per chiudere gli spazi centralmente e poi lavora sì in transizione, qualche tiro da fuori, qualche palla lunga alle spalle dei terzini, però poco altro si è visto nel corso del primo tempo quantomeno. Sugli angoli poi marcature a uomo, tra l'altro uno al limite e due sui pali, uno sul primo e uno sul secondo, questa marcatura a zona strana, a zona mista per la Liguria con 5 in marcatura uomo e 3 a zona. Subito partita indirizzata al quarto minuto con questa palla lunga per Spano che riesce ad arrivare in area a sinistra, a mettere questo cross in mezzo e autogol. Goffissimo di Costace che se la butta in porta da solo. Dopo 2 minuti arriva il 2-0, alta azione nata a sinistra, gran gol di Cicirello a giro che sigla quindi il 2-0. Al 17esimo arriva il 3-0 con un'azione nata a destra molto bella, pochi tocchi nello stretto per liberare
Zuppiloni che mette questo cross in mezzo, la tocca a Spano che segna, ma con la collaborazione di Pistrai e del portiere che fa veramente un intervento obbrobioso. Grande dominio, ottimo sviluppo sulle fasce, ottimo palleggio. Poi la Romania si è resa pericolosa al 28esimo con la punta, con Soréa che sbaglia tu per tu con il portiere ligure, e quindi da questo momento in poi dilaga ancora di più la rappresentativa. Al 30esimo in transizione con Spano che salta un avversario e mette questo cross basso per Travella che si fa trovare pronto. E poi al 43esimo altra transizione con Damonte che è bravo a trovare Travella, ottimo poi l'appoggio per Costa che da fuori segna il gol, 5-0, partita chiusa e punteggio finale che poi resterà così, un finale in cui si è lottato maggiormente a centrocampo, ma poi il dominio è sempre rimasto nelle mani della Liguria. Molto bene Zuppiroli, che è un classe 2004, terzino destro del Baiano, che ha fatto secondo me molto bene lì a destra. Molto bene Cicirello che a centrocampo ha dato qualità, giocate, lui gioca all'Arenzano ed è un 2001. Molto bene Costa che è il più giovane in campo, un 2005, ma grande tecnica, velocità, si faceva trovare anche tra le linee, devo dire ha fatto bene e arriva dal rapallo. E bene anche Spano, anche lui molto rapido, bravo nell'uno contro uno, 2003 del Valle Scrivia. Quindi giocatori comunque giovani anche e molto interessanti. Anche da valutare in ottica comunque serie D e categorie abbastanza importanti. Comunque, vedremo come proseguirà questo percorso e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.